Salve a tutti, salve. Questa è un'altra delle produzioni della Sama Investigazioni Mistero. Ci stiamo recando oggi pomeriggio in quella che viene soprannominata la Casa del Terrore. Siamo in compagnia dell'esperto massimo di questa categoria, Andrea Sabini. Salve a tutti. E della voce narratrice, che sarei io, Claudio Monzali. Ciao a tutti. Vogliamo ricordare a tutti gli amici delle apparizioni in questi boschi. Non sono poi così tanto anormali, diciamo, dopo quello che si è manifestato negli ultimi decenni per questi boschi. Stiamo parlando di smarrimenti di bambini, parliamo di, purtroppo, uccisioni in maniera anomala. Dico anomala perché sono state uccise purtroppo come se fosse un sacrificio. Siamo quasi arrivati, quindi speriamo. Guarda Andrea, a parte gli scherzi, riuscire nel nostro intento. Effettivamente mette i brividi questo posto, vero? Ora non so se poi dal video sembra quello che... Beh certo, sicuramente il video non rende poi più di... Oh, l'hai visto? Guarda. Cosa? Che cazzo era? No. Certo che mette paura sto posto. La macchina non va. Dai, non fare lo scemo. Effettivamente è una bella zona. Mette abbastanza paura questo posto, sì. Sì. Nonostante sia una bella giornata, ecco. Beh, intanto noi parcheggiamo la macchina e vediamo un po'. Allora amici, siamo arrivati a quella che dovrebbe essere l'entrata del Bosco degli Orrori. A 5 minuti dovrebbe esserci anche la casa. Noi adesso entriamo dentro, ci addentriamo finalmente e vediamo di trovare questa casa. Alla facciaccia di chi ci ha detto che non abbiamo coraggio. Seguiteci. Cavoli però Andrea, che freddo, eh? Sì. Poi si è abbassato il sole velocemente. Sì, strano. Genere. Beh, siamo anche a gennaio comunque. Andrea, è già 10 minuti che camminiamo. Appunto. E ancora la casa non c'è riuscito a trovarla. Io non oltre. Non lo so. Ma qui, meno male che era a 5 minuti. Sicuramente 5 minuti per una guida alpina. Per noi sarà qualcosa di più. Appunto, minimo. Speriamo. Comunque, siamo anche nevischio che scende dal cielo. Eppure una bella giornata limpida. Il telefono con... Ecco, guarda un po' cosa ti dà. Cosa ti dà? Sta veramente nevicando. Sta anche nevicando, questo è bello. Niente linea. Non c'è capo. Come non c'è linea? Boschi, ragazzi, mio. Cavoli, ma mi avevi detto che c'era la linea. Guarda un attimo se si sta vedendo lì. Che mi ha detto che è il primo tornante. Al primo tornante ne abbiamo passati già 5 o 6 di tornanti, Andrea. Fa anche freddo. La prima e l'ultima volta che ti metto come guida a te. Di che ci siamo persi e buonanotte. Torniamo indietro. Che hai detto? C'è qualcuno? Oh, te l'hai sentito, vero?
Stai registrando? Sì. Io non sono per niente tranquillo. Ma sei tranquillo? Guardare ora si è anche annuvolato. Andrea, è mezz'ora adesso che stiamo camminando per tornare in giù. Hai voglia a seguire il sole, no? Dove siamo? Eravamo sulla strada, siamo usciti un attimo per pisciare e si è perso la strada. Aspetta, fa vedere se almeno il mio telefono prende, ma... C'è nessuno! Andrea, dove vai? Arrivo, sono qui. No, oh, aspetta. Non mi lasciare da solo, Dove cazzo siamo? Questa strada non c'era. Cos'è questo? Ma non era la strada questa? Questo lago non c'era prima. Non era la strada questa prima. Qua c'era la strada prima. Qui c'era la strada prima. Guarda. Ma che cazzo? Che cazzo sta succedendo? C'era la strada! Cristo santo! C'era la strada qui! No, a me non mi piace questa cosa, Andrea. Non mi piace, per niente. E ho freddo! Aspettiamo un altro pochino, vai, spengo sta palla. Siamo a tramonto. Non sappiamo dove cazzo siamo. Adesso è quasi un'ora che stiamo camminando a ritroso. Ci siamo trovati persino un laghetto davanti che... Dai, prima di buio siamo a casa. Lo speri o... Spero. O ci credi? Spero. C'è la Dani a casa che mi aspetta. E spengi sta cazzo di cosa! Ti sembra il momento, ti sembra? Andrea, qui si continua a salire. No. Mi metto un attimo a sedere, vada, sono stanco. Non ci volevo venire oggi. Tanto me lo sentivo, c'era qualcosa. Cazzo! Cazzo! E poi fa freddo. Tra maledetto fottuti. Che cazzo riprende ancora? Fa freddo! Forse la cosa ti può tranquillizzare. Cioè? Se ti giri su quella pietra c'è un segno del sentiero. Siamo sul sentiero. Siamo su... Che culo. Basta proseguire. Proseguiamo, dai. Però non ti voglio scoraggiare. Cioè? Ma siamo adesso già passato di qua. Forse è la strada per ritorno. Allora siamo... Speriamo di sì. Proseguiamo là. Torniamo giù di qua. Sì. Ma dove siamo passati? Non so. Noi siamo venuti qui da sinistra e proviamo a scendere giù per questa discesa. Proviamo giù a tagliare? Sì. A vedere se almeno quassù il telefono. Non sento neanche più le mani. Ma che... Non c'è segnale. Andiamo. Proviamo a proseguire. Dai, spengi, riproviamo. Su.
C'è una radura laggiù, guarda, andiamo a vedere qui sotto questo sentiero. Proviamo, dai. Andrea, lo sai le leggende di questo bosco di cosa parlano, Sono stronzate, dai, io buono. Ma non sono neanche fiabe. So, l'unico modo, guarda, vieni con me. Dobbiamo togliere un po' di rami, li stendiamo sotto in modo di lettino. Ci troviamo anche un po' di rami secchi, un po' di foglie che troviamo intorno. Almeno questa notte dormiremo qui sotto, poi domattina troveremo. Avremo tutta la giornata comunque a disposizione per riuscire ad andarci. Va bene, dai. Un po' inquietante, però va bene. Ma in qualche maniera, Se la cosa ti consola, le leggende che si sente dire su questo. Andrea, le so anch'io le leggende, sì. Non sono cose belle. Non mi prendere più, sono nato prima di te. E sì. Che cazzo, Però raccontano l'estate, la maggior parte. Quindi siamo in inverno. Forse è così. Ma che cazzo? Che cazzo di discorso è d'estate? Senti, vado un attimo a pisciare. Guarda se toglio i serrametti. Sì, va bene. Che cazzo. Sempre a me questi cazzo di lavori. Ragazzi, Andrea, 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 fanculo. Andrea! 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 Non è divertente, eh? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Andrea! Cazzo! Cazzo! Bye.